Sì, diciamo che l'ipotesi di accordo che abbiamo raggiunto e che speriamo possa andare in vigore nelle prossime settimane, dopo che sarà sottoposto alle valutazioni dei lavoratori, quindi a un vero referendum tra i lavoratori che per noi è vincolante, ha una valenza importante, io credo, per il Paese, nel senso che sono coinvolte oltre 1,5 milioni di lavoratori metalmeccanici, è il contratto, insomma, principale nel mondo privato del nostro paese e quindi ha una grande rilevanza, ottenuto, sottoscritto, diciamo, in un contesto, come diceva lei, insomma, molto difficile. Noi arriviamo da 15 mesi di trattativa, una trattativa svolta evidentemente nel pieno della grave crisi sanitaria e di una grave crisi anche economica e sociale, direi, e non per ultimo anche una crisi politica, nel senso che l'ipotesi di accordo è stata sottoscritta il 5 di febbraio, insomma, nel pieno della crisi di governo. E quindi, dal nostro punto di vista, rappresenta un punto importante di partenza per i lavoratori, innanzitutto, ma diciamo per tutto il settore. Arriva in un momento anche di prospettive difficili, insomma, in queste settimane abbiamo un'incidenza importante anche sul territorio di Piacenza della cassa integrazione e quindi, insomma, noi pensiamo che questo possa anche dare un contributo, come dire, rispetto a cercare di fermare quello che è un declino industriale, insomma, che viviamo da alcuni anni nel nostro paese. Che viviamo da alcuni anni, probabilmente accentuato anche da questa pandemia. Ecco, la situazione attuale, se lei dovesse fare una fotografia in questo momento, per quanto riguarda proprio i lavoratori meccanici, l'industria anche piacentina, da lei conosciuta, che tipo di fotografia viene fuori? Ma purtroppo il nostro territorio sta pagando abbastanza pesantemente il Covid. Noi abbiamo un settore industriale che è soprattutto imperniato su alcuni settori, parlo ad esempio pensiamo alle macchine utensili piuttosto che all'oil and gas, che proprio per la tipologia di produzione e i mercati a cui si riferiscono, sono mercati internazionali, stanno pagando in maniera sensibile la crisi sanitaria e l'emergenza, insomma. E quindi da questo punto di vista noi stiamo pagando più di altri. Ad esempio, mi viene in mente un territorio come quello di Parma, la metalmeccanica sta reagendo meglio perché nel corso del 2020, essendo loro legati a produzioni industriali più vicine al mondo alimentare, ovviamente hanno, come dire, avuto interazioni meno frequenti o meno intense di quanto non è avvenuto da noi. Quindi è una situazione, diciamo, chiaroscuro, la nostra. All'inizio dell'anno è coinciso, secondo noi, con un incremento dell'utilizzo della richiesta di ore di cassa integrazione, vedremo nei prossimi mesi. E speriamo che insomma, si possa andare verso una ripresa.